Benvenuti, state per vedere un'intervista a due graditissimi ospiti, il generale Leonardo Tricarico e il dottor Gregory Alegi. Questa sera si parla di Ustica, del disastro aereo del 27 giugno del 1980. Prima di lasciarvi al video vi voglio ricordare che qua sotto, se siete sul computer, trovate un pulsante con scritto abbonati e che se volete potete seguire la procedura per abbonarvi al canale, sostenere il mio progetto e rendere così questa attività per me sostenibile. L'abbonamento è un modo per dire ok, ci sto, mi piace quello che fai, voglio che continui a farlo ed è secondo me, diciamo, un qualcosa alla portata di tutti. Vi voglio ringraziare sia che deciderete di abbonarvi oppure no e vi lascio al contenuto, alla nostra intervista. Buona visione. Buonasera, questa è un'altra puntata dell'Anamnesi, quindi il format delle interviste, la stiamo facendo in diretta su Twitch, magari qualcuno di voi la sta recuperando su YouTube, ebbene sappiate che qui le facciamo sempre in diretta, trovate qua sotto il banner con il link e mi raccomando abbonatevi al canale, c'è qua sotto il pulsante per sostenere quello che faccio se vi piace. Questa sera sono in compagnia, nella gradita compagnia del generale Leonardo Tricarico e del dottor Gregory Alegi, che sono coautori di questo libro Ustica, un'ingiustizia civile. Un libro per me particolarmente importante perché forse chi mi ha già seguito su questa vicenda nel racconto della tragedia di Ustica sa che è il libro che mi ha fatto capire che forse quello che fino a quel momento davo per scontato non era poi preciso e quindi insomma questo libro ha avuto il merito di aiutarmi a costruire quella puntata. Per questo sono molto contento di avere questi due ospiti che introduco subito. Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Intelligence Culture and Strategic Analysis ICSA, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, dottor Gregory Alegi, invece storico e giornalista che in particolare si occupa di temi aeronautici. Benvenuti a tutti e due. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a voi per aver accettato e grazie insomma per le informazioni che ho trovato in questo libro che, come anticipavo, per me sono state molto preziose. Allora vorrei partire in realtà, se mi concedete, da un passo prima. Tanti di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento probabilmente sanno già di cosa stiamo parlando, si ricordano magari molto bene dell'evento di quel 27 giugno del 1980. Altri invece no. Se siete d'accordo, io mi prenderei un paio di minuti con voi per fare un riepilogo stile dove eravamo rimasti, cioè qual è lo stato, diciamo, della percezione collettiva sull'evento di Ustica, così poi da lì procediamo col capire perché questo libro ha dei particolari meriti, insomma. Lascio a voi, se volete, la possibilità di introdurre l'argomento. Va bene, cominci te, Gregory? Ma la versione breve e banale è che il 27 giugno del 1980, praticamente alle 9 di sera, cade questo velivolo, il DC-9, marche, quindi la targa ITG, con 81 persone a bordo fra equipaggio e passeggeri. Cade nel Mar Tirreno, in un punto che, diciamo, non è esattamente Ustica, ma che ormai è associato a Ustica, era in volo da Bologna a Palermo, non si salva nessuno, parte una indagine lunga e complessa, durata molti anni, nella quale si sviluppano diverse teorie su come sia caduto, perché non è normale che un aeroplano di linea in volo scompaia, e diciamo di queste teorie alla fine quella che si è più diffusa è quella che sia stato abbattuto durante una battaglia aerea. In realtà i processi è che questa battaglia sia stata nascosta, che il popolo italiano sia stato tenuto all'oscuro di quanto avvenuto fondamentalmente da un depistaggio da parte dell'aeronautica militare. In realtà c'è stato un processo penale su questo depistaggio lungo e complesso ed è uscito fuori che non c'è stato alcun depistaggio. E questo viene detto, viene accertato, perché le sentenze penali dicono non c'è stata la battaglia aerea e quindi i generali non ci hanno mentito. Questo in primo grado, in secondo grado e in Cassazione.
ma dirò di più: su questo tronco principale ci sono stati anche altri, come dire, germogli, altri rami secondari. Non siamo ancora riusciti a trovare una sola condanna penale in alcuno dei rami secondari. Quindi per la giustizia penale questa battaglia aerea non c'è mai stata. C'è stato invece in campo civile la condanna da parte di due ministeri a pagare, a risarcire persone per una, come dire, responsabilità indiretta, per non aver saputo prevenire la caduta dell'aereo. Quindi lì non si interviene sul come è caduto, ma si dice comunque dovere dello Stato proteggere la sicurezza dei trasporti aerei e quindi comunque paga. Questo abbiamo riassunto in un minuto più o meno 41 anni di polemiche, di colpi di scena, eccetera, che però, come noi diciamo, si scontrano con l'unica certezza giudiziaria che non c'è stato alcun depistaggio. Ecco, insomma, questa è una certezza sostanzialmente contrassegnata da una serie di sentenze che poi eventualmente dopo vedremo. In realtà la vicenda mediatica non è stata, diciamo, chiara come questa. Perché in realtà, se io sono certo che se fermassi 10 persone per strada, diciamo del pubblico generale, della popolazione generale che si occupa d'altro, e chiedessi loro: ma mi scusi, buon uomo, lei sa cosa è successo ad Ustica? La risposta media sarebbe: sì, lì hanno insabbiato tutto, un missile ha abbattuto il 19 dell'Itavia, l'aeroplano, e poi hanno nascosto tutto. Con, voi avete contato in questo libro, ma è un numero, diciamo, che è già stato superato dalla realtà, circa una trentina, più di 30 teorie differenti con cui le persone magari hanno una percezione della realtà, cioè 30 teorie differenti su questo abbattimento attraverso un missile, corretto? È corretto, sì sì, è corretto. Io volevo anche, diciamo, avvicinarmi all'argomento di cui questa sera dibattiamo dal punto di vista delle istituzioni, no? E spiegare che questo credo che sia l'unico libro, forse no, che io ho scritto, non nel mio mestiere, ma l'ho voluto scrivere per, diciamo, invertire, per sradicare questo sentire comune che ormai, come lei diceva, è un fatto innegabile. Chiedere a 10 passanti quali sono state le cause di questa tragedia, tutti quanti risponderanno con una verità inventata, insomma con una fantasia pura all'interno di quelle 30 versioni cui lei faceva cenno. Ora, tutto questo dal mio punto di vista di aviatore potrebbe andare anche bene se ancora oggi non si continuasse ricorrentemente, puntualmente e insistentemente a gettare delle ombre sul comportamento dell'aeronautica militare. Quindi questo forse, anzi senz'altro, è stato il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro insieme a Gregory, un libro di controinformazione. Noi raccontiamo esattamente la dinamica dell'incidente, sulla quale non esiste più alcun dubbio. Ossia, se nella bizzarria che molte volte contraddistingue la giustizia italiana e le sue sentenze, in cui diciamo molte volte ci sono anche delle sentenze passate in giudicato, confermate dalla Cassazione, che lasciano comunque qualche dubbio sulla veridicità di quella sentenza, ecco, per Ustica tutto questo non esiste, perché forse, come poi racconterà anche meglio Gregory che ha seguito tutti i processi, ci sono delle evidenze inoppugnabili che rendono quelle 30 versioni veramente da carta straccia, degne, come è detto anche in un passaggio della sentenza, più della trama di un film giallo che di un pronunciamento giudiziario. Ecco, io con questo libro diciamo, sto cercando di tenere pulita l'immagine, scevra da qualsiasi ombra, da qualsiasi opacità, l'immagine dell'aeronautica militare, che insomma ancora io cerco di interpretare, di portare alta. E
Adesso poi naturalmente se ci sono delle domande, ma immagino già che siano le domande di persone disinformate, questo lo abbiamo notato in tutte le presentazioni che abbiamo fatto, le domande erano sempre le stesse e riflettevano effettivamente quello che hanno detto i giornali e la televisione in questi 41 anni. Ecco, infatti non a caso il libro si apre con una dedica, diciamo, che è a tutte le vittime di Ustica, compresa l'aeronautica militare, a indicare cioè che senza dubbio ci sono state le vittime della tragedia, dell'incidente, diciamo, o dell'attentato, a questo punto lo possiamo chiamare, ma questo nessuno lo tocca, forse anche però altre persone che non sono morte in quel frangente in realtà sono state comunque vittima dell'evento, magari vittime indirette, ma sempre vittime. E a questo proposito, insomma, vorrei iniziare a entrare nell'argomento e anche in ciò che è raccontato nel vostro libro, chiedendovi proprio questo. Penso che la domanda sia sempre per lei, generale Tricarico, e cioè una spiegazione sul comportamento dell'aeronautica, perché l'aeronautica come ha affrontato questa vicenda? Iniziamo con il dire che l'ipotesi del missile è un'ipotesi che è saltata fuori non tanto dopo l'incidente, anzi già nei giorni successivi, poi cercheremo casomai di capire il perché, ma in ogni caso è stata un'ipotesi cavalcata a un certo punto. Chiaramente qual è il problema? Il problema è che se l'aereo è stato abbattuto da un missile, se il missile è stato lanciato da un aeroplano italiano, chiaramente quello non può che essere un aeroplano militare. Se invece anche si ipotizza che sia un aeroplano di un paese straniero, comunque l'aeronautica militare ha il compito di difendere lo spazio aereo, e quindi in virtù di quell'ipotesi chiaramente l'aeronautica avrebbe dovuto spiegare perché non si è accorta di niente, nella migliore delle ipotesi, o perché ha partecipato all'operazione. Tutte teorie fantasiose, lo abbiamo detto, e proprio forse in virtù di questa inconsistenza l'aeronautica ha scelto negli anni successivi la via del silenzio. Come si è comportata e perché l'aeronautica ha scelto la via del silenzio, generale? Dunque, all'inizio il comportamento dell'aeronautica è stato coerente con la piega e con il percorso che avrebbero dovuto prendere le indagini. Ossia, all'epoca non esisteva ancora l'Agenzia Nazionale della Sicurezza del Volo, che è nata nel 2000 esattamente. All'epoca era il Ministero dei Trasporti, attraverso una sua direzione, a dover effettuare le indagini, visto che si trattava di un velivolo civile. Quindi l'aeronautica ha dato tutte le informazioni di cui era in possesso affinché il Ministero dei Trasporti potesse svolgere le sue indagini, e non ha potuto fare altro che auspicare che si arrivasse, ma come cittadini normali, non tanto come appartenenti alla Forza Armata. Ci sono state naturalmente già delle speculazioni, chi parlava di cedimento strutturale, chi parlava di bomba, chi parlava di missile, eccetera. Quindi la panoplia proprio delle possibili cause qua e là spuntavano, emergevano nell'opinione pubblica. Fino a quando non si è manifestata questa insidia, mi pare per bocca del ministro Rino Formica, che parlò di missile. A quel punto si cominciò a manifestare il pericolo per l'aeronautica, perché, come giustamente lei diceva, se il missile è stato, qualcuno lo ha sparato, l'aeronautica dov'era, cosa faceva in quel momento. E quello è stato il momento della decisione. Sto parlando del 1986, 5-6 anni dopo, che il velivolo era stato abbattuto, era precipitato. A quel punto il capo di Stato Maggiore dell'epoca prende questa decisione purtroppo improvvida, con il senno del poi, non entrare nel dibattito pubblico e di tacere, nella speranza e nell'auspicio che la giustizia avrebbe fatto il proprio corso. Quindi l'unica direttiva che cui il capo di Stato Maggiore dell'epoca, generale Pisano, associò questo concetto fu quella di
collaborare con la magistratura, con tutto diciamo, il know-how, con tutti gli elementi, con tutto lo skill che noi potevamo dare. Addirittura fu istituito un apposito ufficio al diretto e dipendenza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ufficio Ustica, a cui capo venne messo un generale fra i più capaci, con l'unico mandato di collaborare con la magistratura per scoprire la verità sull'incidente. Ecco, questo è stato l'inizio del nostro massacro, perché da lì in poi diciamo, si sono sbizzarrite soprattutto alcuni cantori della tesi del missile, le versioni cambiavano sistematicamente, il missile rimaneva la costante, ma non un missile sparato da chissà chi, sparato da un aeroplano, da un velivolo. Perché voglio ricordare che nel 1988, ossia a indagini aperte, una fregata statunitense abbatté un missile, un velivolo iraniano, per errore, ci furono centinaia di morti, e quindi questo fatto avrebbe dovuto quantomeno comportare una 31esima versione, cioè che a sparare quel missile fosse stata un'unità navale. Invece non se ne parlò neanche, perché questo nasconde un po' la chiave di lettura di tutta la vicenda, ossia doveva essere stato un missile sparato da un velivolo, perché questo avrebbe ipotizzato una responsabilità dello Stato attraverso l'aeronautica militare, che per legge è diciamo, la custode della sicurezza degli spazi aerei nazionali. Quindi se invece l'aeronautica non avesse adempiuto a questo compito, consentendo l'abbattimento di un velivolo con un missile, avrebbe dovuto risarcire gli aventi titolo, cosa che puntualmente occorsa con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, e quindi il sottotitolo del nostro libro è 300 milioni per un fatto mai avvenuto, è esattamente quello che poi è successo. Quindi il velivolo è stato abbattuto con un missile, quindi lo Stato deve pagare, quindi il Ministero della Difesa e dei Trasporti devono indennizzare tutti gli aventi titolo. Ecco, e infatti questa è una delle implicazioni. Ecco, questo processo che nella mente degli italiani rimane un po' come l'idea di cercare di capire quali parti dell'aeronautica sono state almeno reticenti, se non addirittura abbiano attivamente insabbiato le indagini, si parla di e si continua a parlare, nonostante in realtà le sentenze siano molto chiare, di tracciati radar che vengono nascosti, perché chiaramente tutti capiamo che se un missile ha abbattuto un aeroplano, qualcuno questo missile lo deve aver sparato, e giacché stiamo parlando di un altro aeroplano, visto che ci sono i radar che sono deputati esattamente a questo, cioè a capire cosa si muove nei nostri cieli, beh, quest'altro aereo deve aver lasciato una traccia, sia in avvicinamento sia poi dopo l'abbattimento, quando se n'è andato, non può essere sparito nel nulla. A questo proposito vedremo che si riuscirà anche addirittura a tirare per il bavero della giacca un altro evento che in realtà non c'entra assolutamente nulla, che è il famoso MiG libico che viene ritrovato sulla Sila il 18 luglio, quindi in un momento completamente diverso. Ecco, in questi processi, e ricordiamo che i procedimenti giudiziari sono stati volti ad accertare proprio le colpe dell'aeronautica militare, non c'è stato un imputato uno che sia stato imputato per l'evento in sé, quindi per l'abbattimento dell'aereo, perché insomma non ci sono stati indagati da questo punto di vista. Forse si pensava che sarebbe uscita la verità durante il processo ai vertici dell'aeronautica, non lo so. Ecco, chiedo al dottor Aleggi, che so che i processi li ha seguiti da vicino, quali sono stati i punti principali contestati ai quattro generali dell'aeronautica militare implicati nella vicenda giudiziaria, e sono i principali, cosa gli veniva contestato e qual è stato il percorso giudiziario che poi li ha fatti arrivare ad essere assolti infine? È una storia complicata, ma in buona sostanza delle decine di indagati, alla fine i percorsi si separano. Quattro vanno nel processo che conosciamo, quello principale,
ancora con il vecchio codice di procedura penale e tutti gli altri vanno a finire invece in altri procedimenti con il nuovo codice. Perché? Perché ai primi viene contestato di aver depistato, diciamo, a caldo, quindi con la vecchia legge. Gli altri semplicemente avrebbero, diciamo, detto bugie al giudice istruttore quando nel 90 appunto il giudice priore prende in mano l'indagine. Quindi nel frattempo è cambiata la legge, i procedimenti si separano. I quattro generali che ricordiamo erano il capo e il sottocapo di Stato Maggiore, il capo del terzo reparto, quindi operazioni, e il capo del secondo reparto, quindi informazioni. Quindi la parte, diciamo, più pregiata della Forza Armata. Vanno a processo con l'ipotesi che non abbiano detto la verità. Ora, è diciamo una situazione un po' paradossale, perché la verità non si è trovata, perché lo stesso giudice istruttore non rinvia a giudizio nessuno, come ricordava lei, per il fatto principale. Nessuno ha detto, guarda, Lombardi ha abbattuto l'aereo e Aleggi lo ha nascosto. No, dice Aleggi non ha detto la verità, semplicemente. E qual è la verità? Boh, non lo so, ma lui mi ha impedito di trovarla. Quindi la prima che è una situazione anche, come dire, un po' paradossale, difficile. Quindi all'inizio del dibattimento in primo grado il tribunale decide che per capire se i generali hanno detto o meno una bugia bisogna capire cosa è successo. Quindi è uno stranissimo processo parallelo in realtà, perché buona parte del tempo è dedicato a capire cosa è successo, ma quello è, diciamo, strumentale a capire se poi gli imputati abbiano mentito. Quindi in realtà, anche se formalmente non c'è mai stato un processo sul fatto, sul perché della caduta, in primo grado non si è parlato d'altro. E se facciamo ancora un passo indietro, senza perderci troppo in tecnicismi, ma insomma con il vecchio codice di procedura c'era un giudice istruttore che istruiva il processo, cioè raccoglieva le informazioni, poi le passava al pubblico ministero che formulava le proprie richieste e lo stesso giudice istruttore decideva cosa fare. Bene, quello un po' che dopo è diventato, diciamo, il GIP, se vogliamo. Bene, cosa succede? Che non appena questa enorme mole di materiale raccolta dal giudice istruttore viene esaminata da qualcun altro, gli dicono guarda che il missile non c'è, guarda che entro 60 km non c'è un altro aeroplano. Quindi alla prima verifica esterna tutto questo, diciamo, ipotesi viene meno. Il giudice istruttore, anziché, come dire, affrontare questa sconfessione da parte dei suoi colleghi, come la legge gli dava facoltà, rinvia ugualmente al giudizio. E nel procedimento si vanno a guardare tutti, diciamo, gli elementi della leggenda, se vogliamo chiamare del mito più che della leggenda, e non se ne salva uno, perché andiamo, diciamo, dai periti d'ufficio, e anche qui facciamo una piccola precisazione tecnica. Ogni tanto leggiamo che c'è stata una perizia che ha determinato questo, ha determinato quest'altro. In realtà sono quasi sempre perizie di parte, quindi io pago qualcuno perché scriva una cosa nel mio interesse. Questo è assolutamente legittimo, non c'è nulla. Però quelle che contano sono le perizie d'ufficio, quelle dove è il giudice a chiedere a un tecnico dammi una mano a capire perché io conosco i codici ma non conosco la meccanica piuttosto che la fisica, eccetera. Ebbene, la commissione tecnica, diciamo, internazionale nominata dal giudice istruttore gli dice guarda che c'è una bomba. Guarda che c'è una bomba e dov'è? È nel gabinetto. Poi purtroppo qui anche ci scontriamo con delle differenze profonde tra le inchieste tecniche, quelle alle quali accennava il generale Tricarico, e quelle penali, che non è da poco. Una differenza proprio culturale. Nell'inchiesta tecnica si cercano le cause, perché se un aereo qualunque ha avuto un problema tecnico, si vuole evitare che quel problema possa portare ad altri disastri su altre centinaia o migliaia di esemplari che volano in tutto il mondo. DC-9 nella sua epoca era uno degli aerei più diffusi al mondo, se non il più diffuso. Quindi se c'è stato un problema per aria vogliamo saperlo. Invece il magistrato dice di chi è la colpa? Ah, di quello che ha stretto male il bullone. Al tecnico dice facciamo un bullone che non possa rompersi. Il magistrato dice di chi è la colpa che il bullone era fatto male.
Questo non è una differenza da poco, no? E quindi anche di questo si va a parlare e esce fuori che il missile non ce n'è traccia. I periti d'ufficio dicono che sul relitto non ce n'è traccia, dicono che c'è una bomba, dicono che danno una sequenza molto precisa di rottura, dicono che sui radar non si vedono altri aeroplani, dicono tutta una serie di cose che nel loro complesso escludono la battaglia. Tanto dà fastidio questa ricostruzione che si basa sul relitto. Noi guardiamo tutti quanti, immagino, telefilm, serie dove ormai inevitabilmente c'è il medico legale, inevitabilmente qualsiasi cosa guardiamo c'è l'autopsia. Quando ero ragazzino non se ne vedeva una, adesso sì. Bene, il cadavere di Ustica ce l'abbiamo ed è l'aereo, è il 19. Questo che ha smontato la teoria del missile in ultima analisi non è un tecnico, non è un perito, non siamo né io né il generale, è il relitto sul quale le tracce inequivocabili del missile non si sono trovate. E la conclusione di questa commissione tecnica, ricordiamo, internazionale, perché non fidandosi di alcuni periti che venivano da paesi potenzialmente coinvolti, il giudice istruttore scelse svedesi, tedeschi, inglesi, gente mai sospettata di avere a che fare con la caduta. E questi gli dicono: guarda che c'è una bomba. E glielo dicono applicando una metodologia internazionale, non nell'interesse di una parte, non nell'interesse dell'aeronautica. Guarda, è andata così perché queste sono le tracce fisiche. Se mi dà un secondo, ho la condivisione schermo abilitata? Prego, sì. Eccola qui. Ecco. Questa tabella, che nel libro è in bianco e nero peraltro, quindi qua si vede meglio, dimostra le evidenze fisiche, anche se vedete solo le barre dei colori, insomma che quella della bomba è compatibile con tutte le evidenze fisiche, le altre, cedimenti vari, missile, collisione, quasi collisione, hanno, come vedete dalla quantità di rosso, compatibilità molto minori con l'evidenza fisica. Ecco, queste cose nel processo, in aula, sono venute fuori. È venuto fuori, in primo grado, fu mostrata fisicamente, furono mostrate delle parti del velivolo, tra i quali il lavabo della toilette, che è ridotto come, non so, un merletto, è tutto bucherellato, contorto. Quello non può accadere con un missile. Fu mostrato un tubo che da tondo era diventato piatto come un nastro. Anche quello non può avvenire con un missile, perché un missile scoppia a distanza e proietta frammenti che bucano l'aereo e lo fanno cadere. Tutte queste cose, vogliamo parlare della portaerei, io racconto soltanto un episodio e poi mi taccio. L'episodio più divertente fu quello della portaerei, si è spesso favoleggiato della presenza di una portaerei americana, no? La Saratoga, che sarebbe uscita dal porto di Napoli, perché era a Napoli, avrebbe fatto l'azione di guerra e sarebbe rientrata durante la notte. Bene, gli americani ci dicono che la nave non è mai uscita dal porto. Il giudice istruttore non ci crede e per accertarlo fa una cosa abbastanza creativa, abbastanza bella dal punto di vista cinematografico, che è acquisire l'elenco di tutte le persone che si erano sposate a Napoli il 27 e il 28. Perché? Perché gli sposi a Napoli, ogni città ha i suoi angoli scenici dove ci si va a fotografare tutti i vestiti carini quando ci si sposa. A Napoli si va in un certo punto da cui si vede tutto il golfo. Quindi, identificati gli sposi, vengono acquisite le foto dei matrimoni e sullo sfondo degli sposi, nel giorno più bello della loro vita, si vede sempre sta portaerei, sia il 27 sia il 28. Quindi la nave non si è mossa, perché sta lì fino alle 7-8 di sera e sta lì poi la mattina dalle 8-10 del mattino quando ci sono le prime foto. A quel punto il giudice istruttore ha chiesto una perizia a un ufficiale di marina per dire: ma secondo te, tra le foto del 27 e del 28, quella nave si è spostata o sta proprio nello stesso punto? Perché ipotizzava che la nave si fosse allontanata e fosse ritornata lì rimettendo l'ancora nello stesso punto. Tra l'altro nell'80 non c'era neppure il GPS, quindi sarebbe stata veramente una prova di grandissima abilità marinara, no? Ecco,
Questi sono gli elementi della leggenda. Io adesso interrompo la condivisione perché l'avete già vista. Dicevo, questi sono gli elementi della leggenda che in aula giorno per giorno sono stati smentiti, anche in maniera spettacolare. Per esempio, per la quasi collisione, che è l'ultima versione, diciamo, cioè preso atto che non c'è il missile, facciamo che gli passa vicino un altro aereo, ma talmente vicino che sposta tanta di quell'aria che gli fa rompere l'ala. Una volta rotta l'aria, l'aereo cade. Beh, in aula è stato dimostrato che, come dire, i conti non tornavano, che la dimostrazione matematica non era esatta. Ecco, tutto questo però non è mai uscito dall'aula. Io chiudo di questo, racconto nel libro un episodio in cui sono lì in corte d'assise d'appello, mi si avvicina un avvocato di parte civile e mi chiede perché sono lì. In effetti non c'era nessun giornalista a seguire, perché in realtà un grandissimo problema di Ustica è stato che, come dire, la stampa si è alimentata di leggende, di voci diffuse probabilmente da una sola delle parti, senza avere la curiosità di andare in aula a sentirle direttamente. Ecco, andandoci si sarebbero viste queste cose che vi ho raccontato. Mi scusi, però è uno dei casi più, diciamo, trattati dalla stampa, ci abbiamo fatto sopra spettacoli teatrali, puntate di approfondimento di qualsiasi format di informazione esistente, e lei mi sta dicendo che in realtà lei c'era, ma i suoi colleghi giornalisti, che poi in realtà sui giornali si scatenavano, non erano presenti, cioè non è stata seguita veramente da vicino dalla stampa? Esatto, io quelli che ricordo sono, ricordo quelli di Radio Radicale che mettevano il loro microfono e trasmettevano in diretta, e comunque adesso è ancora tutto consultabile sul sito, ma soltanto, come dire, le voci, non c'era la mediazione giornalistica, non c'era qualcuno che diceva guarda che oggi, come dire, le teorie dell'accusa hanno preso una brutta mazzata perché è stato dimostrato che i calcoli della quasi collisione sono errati. Ma dirò di più, nessuno ha nemmeno mai detto guarda che ormai l'accusa si è orientata sulla quasi collisione perché al missile non ci credono più nemmeno loro, se ci avessero creduto non l'avrebbero cambiata in corsa. Questa è la cosa più tristemente divertente, che appunto in dibattimento si parla di quasi collisione, sui giornali continuano a parlare di missile mentre la stessa accusa ha abbandonato quella strada. E questo, insomma, è triste vedere che nessuno ha avuto la curiosità di andarsi a informare. C'è un'altra scena nel libro, quando si conclude tutto in Cassazione, che era una giornata di gennaio, quindi faceva buio presto, eccetera, non c'era nessuno, si apre una porta, un cancelliere dice il ricorso è stato respinto, si chiude la porta e finisce lì, 10 secondi, 30 secondi, con una troupe della RAI accampata che cattura due immagini e se ne va, fine. Veramente come buttare un sasso in un pozzo profondo, no? Dopo che per anni era stata la storia più importante, non sentiamo nemmeno lo splash del sasso in fondo. Dimenticata completamente. Fa riflettere, insomma, anche perché a questo punto uno dovrebbe chiedersi: ma allora dove si abbeveravano? Quali erano le fonti dove si abbeveravano, insomma, i giornalisti che componevano gli approfondimenti e le puntate? Vabbè, ma in realtà voglio spendere prima qualche minuto per parlare con lei, generale, e per farle raccontare di questi quattro suoi colleghi, quattro generali che abbiamo citato prima, che voglio nominare: Bartolucci, Tascio, Ferri e Melillo, i quali sono stati infine assolti, ma ci sono voluti anni. E vorrei peraltro ricordare, lo faccio poi dire meglio a voi, perché qualcuno a volte ha, diciamo, la percezione errata della realtà e dice no, ma non sono stati assolti con formula piena, sono stati in realtà prescritti. In realtà questi signori, non so se tutti, ma sicuramente parte di loro, hanno rinunciato alla prescrizione di cui avrebbero potuto godere. Generale, le voglio chiedere se lei li conosceva, chi conosceva di queste quattro persone e cosa è stata per loro questa vicenda giudiziaria durata 30 anni praticamente. Ma certo, io li conoscevo tutti, chi più chi meno, anzi li conoscevo bene tutti, bene, ecco. Con tre di loro ho avuto dei rapporti anche di lavoro durati anni, e quindi posso dare testimonianza del fatto che
Si tratta di quattro fedeli servitori dello Stato che hanno insegnato a noi più giovani all'epoca quali erano i riferimenti valoriali che avrebbero dovuto guidare un po' la nostra presenza nella Forza Armata e anche la nostra vita in senso più lato. Uno di questi addirittura, il povero Melillo, che è morto proprio quest'anno, si è spento quest'estate, quando gli avevo chiesto di essere presente a Verona dove viveva, perché abbiamo voluto presentare questo libro nelle città in cui vivevano questi nostri colleghi più anziani, proprio perché volevamo che chi li aveva conosciuti in vita, dal giornalaio al barbiere, all'idraulico, al negoziante, potessero avere da noi la testimonianza che si trattava di persone per bene. Quante volte dice: io lo conoscevo bene, era una brava persona, però chissà che cosa è successo. Invece volevamo fugare, ecco, queste ombre in chi li aveva conosciuti, come ultimo omaggio alla loro figura. L'abbiamo fatto, ecco, con Corrado Melillo, dicevo che l'ultimo che ci ha lasciati quest'estate, stavo proprio negoziando una sua possibile presenza alla presentazione del nostro libro. Lui naturalmente era molto schivo nella prospettazione pubblica e quindi ha fatto un po' di storie, ma io so che sarebbe venuto. E purtroppo non abbiamo fatto tempo andare con lui ancora in vita. Corrado Melillo era una specie di talebano proprio dell'interpretazione, proprio veramente molto rigorosa, al limite della rigidità di quello che è l'onore e la lealtà. Insomma, che ci fosse capitato proprio lui, lascio immaginare la tragedia di quest'uomo, no? E degli altri tre anche, per essere accusati di altro tradimento, perché questa era l'accusa, no? Un'accusa talmente infamante, mai occorsa nella carriera di nessuno di noi e di altri che a mia conoscenza hanno dovuto vivere questi anni, anche diciamo, non solo nella socializzazione esterna, ma anche penso nelle loro famiglie. Quindi questo è soprattutto anche uno dei motivi per cui noi vogliamo restituire brillantezza all'immagine di queste persone. E di tutti gli altri poi che diciamo, sono rimasti coinvolti, stiamo parlando di molte decine di persone che hanno subito un processo o diciamo, sono stati indagati, la maggior parte di essi è stato prosciolto in fase istruttoria, gli altri sono stati comunque prosciolti con tante capi di imputazione, nessuno dei quali diciamo, è stato giudicato pertinente. Quindi c'è, ecco, purtroppo un'altra cosa frustrante diciamo, e amara è quella che oggi in aeronautica molti, la maggior parte direi, degli appartenenti alla mia forza armata non sanno che cosa è successo. Tanto per dare un'idea, l'attuale capo di Stato Maggiore, dunque lui è entrato in aeronautica, ecco, era allievo del primo anno dell'Accademia Aeronautica quando tutto questo succede, l'attuale capo di Stato. Quindi figuratevi gli altri, e di questo ho avuto testimonianza quando un ufficiale anziano, vice comandante di Ciampino, mi ha detto: comandante, grazie di aver scritto questo libro, perché io ero, ed è chiaro che sia così, cioè sono stati informati diciamo, dai giornali e dalle televisioni, l'aeronautica ha scelto il silenzio, e quindi loro sono cresciuti in questa narrativa diciamo, assolutamente fasulla, che anche a loro beneficio oggi dovrà, cioè, il libro sarà anche di beneficio anche per loro, sapranno che la Forza Armata, la cui divisa indossano, insomma, è uscita a testa alta e deve uscire a testa alta tutto questo. Ecco, infatti, anche perché, ecco, aggiungo su questo, sì, quello che dice lei io lo osservo costantemente, diciamo, anche insospettabili persone, sempre molto attente su tante cose che io seguo e stimo,
effettivamente con molta facilità hanno questa percezione distorta della realtà sul caso di Ustica. E giustamente io capisco benissimo il perché, e tra l'altro voglio dire, anche io, come ho detto all'inizio, prima di leggere il vostro libro, che peraltro ve lo dirò, io l'ho comprato con scetticismo, perché ovviamente mi sono detto, voglio trattare questa cosa, chiaramente voglio vedere tutti i punti di vista, ce ne sono altri, sì, però... generale Leonardo Tricarico, ok, sarà come chiedere all'oste se il vino è buono. Ho avuto questo approccio. In realtà, fortunatamente, voglio dire, il metodo scientifico insegna che non importa chi dice che cosa, ma nel momento in cui riesce a sostenere con delle argomentazioni una teoria, come avete fatto benissimo voi, e poi diventa convincente. E quindi io ho iniziato questo libro con un po' di scetticismo, dicendo bah, chissà cosa conterrà, e a meno di metà di lettura mi sono dovuto ricredere e ho detto no, ma qui in realtà quello che stanno dicendo è inoppugnabile, non si può contestare, perché la tecnica e la scienza, insomma, danno delle spiegazioni logiche con rigore, e quindi difficilmente ci si può scappare. Ecco perché, insomma, io ci tengo particolarmente a divulgare quello che qua dentro è riportato, perché credo che ci siano tante persone che sono effettivamente vittime di un racconto che per l'appunto è un racconto nel senso di narrazione e non è una spiegazione o una rappresentazione della realtà. Se posso aggiungere un commento, che è questo qui. Uno dei dati che lì non hanno una proiezione numerica, però quello che emerge è che tanti magistrati si sono occupati del caso nei vari... livelli non solo del processo principale ma anche degli altri, ma anche diciamo in altri ambiti. La Corte dei Conti è andata a vedere se ci fosse stato un danno all'erario nel recuperare il relitto. L'idea era che se i generali avessero tra virgolette confessato non si devono spendere tanti dei nostri soldi per tirare fuori l'aereo. Ecco, di tutti questi è possibile che uno solo abbia lavorato bene e tutti gli altri o degli incapaci, o dei corrotti, o in malafede? Ecco, noi non stiamo difendendo soltanto l'aeronautica, stiamo difendendo il fatto che, sia pure con lentezza, sia pure con tante cose, in realtà, diciamo, una storia infondata è stata dimostrata infondata da persone che hanno lavorato con quel metodo scientifico, guardando i fatti, stando in aula, ascoltando, diciamo, l'accusa e la difesa e dicendo ma questa cosa non sta in piedi. Invece è triste che sia stato tutto ridotto a una sola posizione giusta e le altre, come dire, ignorate. Ecco, non vengono attaccati, almeno quello, però nessuno ha saputo riconoscere il grande lavoro fatto per andare in fondo alla vicenda. E il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma, quindi in appello, scrive che... sappiamo di prendere una decisione impopolare, ma ci vuole più coraggio a condannare un innocente che non a affrontare, diciamo, l'incredulità del pubblico. Questa è una cosa bellissima ed è un peccato che non venga valorizzato adeguatamente il coraggio di giudici come questi, che di fronte a una leggenda che tutti pensano di conoscere, dice no, ma i fatti vanno in un'altra direzione. Questo è un fatto bello, ecco. Certo. Purtroppo non riconosciuto. È vero, è vero, è vero. Ci sono diversi profili che effettivamente dovrebbero emergere da questa storia, di persone che effettivamente, in mezzo ad alcune che hanno effettivamente dato sfoggio di mancanza di professionalità, perché ci sono anche questi casi in questa storia, ma ce ne sono altre che in realtà hanno fatto il loro lavoro bene e fino in fondo, e anche sfidando per l'appunto, diciamo, delle condizioni non esattamente favorevoli. Una delle cose più suggestive che ricorre quando si parla di Ustica è tutto quello che aleggia intorno alle morti sospette. Si va dall'assurdo, cioè dalla morte di Naldini e Nutarelli, ricordo a chi ci ascolta, ai due piloti che morirono nell'incidente di Ramstein delle frecce tricolori dell'agosto dell'88, quindi 8 anni dopo, in circostanze insomma difficilmente ascrivibili ad un evento voluto e programmato, a altri ufficiali e militari che sono stati trovati impiccati o che sono stati impiccati. Ecco, qui c'è un aneddoto interessante in questo libro, anche, diciamo,
Con il senno del poi, visto che non è successo nulla di grave, è anche divertente, perché lei a Leggi racconta di quel giorno in cui poteva anche lei aggiungersi a questa lunga lista, cioè lei poteva morire per Ustica, come dice il titolo di quel capitolo. Cosa è successo? Io ho avuto un incidente di volo il 5 agosto del 1989, partito dall'aeroporto dell'Urbe a Roma, su un aereo pilotato da un pilota istruttore dell'aeronautica, un collega del Giant Tricarico, che era appunto istruttore a Grosseto in quel 27 giugno, come Naldini, come Nutarelli. Sostanzialmente decolliamo, abbiamo uno stallo in decollo, cadiamo, cioè ci facciamo male il giusto, eccetera, eccetera. Ma siamo sia io che l'amico Franco Romagnoli, siamo qui vivi e vegeti. Quello che io racconto lì con un po' di ironia è che se fossimo morti sarebbe stato, ecco, il pilota che ha volato il 27 giugno, che è stato anche interrogato dal giudice istruttore, perché è stato sentito lui. L'hanno ammazzato perché, poi essendo io mezzo americano, come dice il mio nome, sicuramente sarei diventato un qualche tipo di spia, qualsiasi cosa ambigua, eccetera. Era facilissimo ricamare, no? Invece semplicemente fattore umano, come quasi tutti gli incidenti, diciamo, potevamo stare più attenti e non sarebbe successo nulla. Però è un esempio, il Giant Tricarico racconta di altre morti non misteriose, un suo collega morto in un incidente stradale, e facciamo vedere come non c'è nulla in realtà di misterioso, no? Io aggiungo il caso mio, guarda come un banale incidente di volo potrebbe o avrebbe potuto diventare un elemento misterioso, un elemento della leggenda nera che circonda. Questo perché, come dire, è diventato un po' un buco nero, no? Che tu concentra tutte le forze in quella stella collassata finché non esce più nulla. Ecco, è diventato quello il caso Ustica, in cui tutto andava ricondotto, diciamo, a unità, dove qualsiasi cosa fosse successa in aeronautica in quegli anni doveva per forza passare per Ustica. Invece non è così. Come diceva il Giant Tricarico in apertura, è un incidente civile sul quale la Forza Armata non aveva la competenza di indagare. La competenza all'epoca era del Ministero dei Trasporti, l'aeronautica consegna documenti, tutti i documenti che vengono chiesti, anche più volte, perché diciamo la gestione era imperfetta, per cui spesso si tornava a chiedere carte già consegnate, e alla fine da questo qui non esce nulla, alla fine non esce nulla, ma era facile, ecco, mettiamo così, era facile finirci dentro, era difficile uscirne, proprio come un buco nero. Ecco, a proposito di questi documenti, ce n'è uno che è, diciamo, quasi la pezza d'appoggio di tutte le teorie più strampalate. Mi riferisco al documento che indica i rilievi del famoso radar Marconi, e in particolare i famosi plot che appaiono, i cosiddetti meno 12, meno 17, cioè per chi ascolta si intende dire 12 giri d'antenna e 17 giri d'antenna del radar prima dell'evento, quindi del 19 che precipita fondamentalmente. Ci sono in questo tracciato radar due plot che sarebbero quindi delle evidenze, cioè significa il radar lì ha letto qualcosa, poi che natura abbia questo qualcosa va discusso, e sono, diciamo, la giustificazione del, ecco, vedete, questi due plot identificano il tracciato di un caccia militare, sostanzialmente, che con una manovra che noi conosciamo bene, perché è quella che generalmente si utilizza per attaccare un altro aereo, quindi con il sole alle spalle, questo aereo sostanzialmente fa una virata, si allargherebbe rispetto alla traiettoria del 19 per poi andarlo a colpire ortogonalmente più avanti. Mi potete descrivere che cos'è questa cosa, come è uscita e qual è il suo vero significato, visto che diventa sostanzialmente il pilastro centrale di tutto quanto? Ma Gregory, puoi rispondere te, perché questa cosa, diciamo che... No, aspetta, volevo dire questo, ecco, solamente, diciamo, quelle perizie a cui faceva riferimento Gregory hanno anche appurato
diciamo quanto questi tracciati radar non riflettessero le teorie di chi li ha voluti indicare come attestanti un altro velivolo all'interno. E il tecnico nominato appunto dal giudice è una persona che per una vita ha operato sui radar durante la guerra fredda, esattamente nelle circostanze in cui oggi purtroppo si sta replicando la puntata moderna della confrontazione ai danni dell'Ucraina e con gli schieramenti in armi che auspicabilmente così resteranno e quindi la situazione possa essere risolta pacificamente. Insomma, radar ve ne erano. Quello preso in considerazione è un radar obsoleto, ogni radar ha degli echi spuri, ha della spazzatura che naturalmente uno può interpretare a proprio piacimento, ma è chiaro che l'occhio del tecnico lo individua per quello che è, sono degli echi spuri, diciamo, che si ripetono e che in questo caso sono stati correlati con un velivolo inesistente. Ecco, Gregory, se vuoi aggiungere te qualcosa. Sì, confermo quello che diceva Giale. Il concetto del radar è quello, come dire, della palla da tennis tirata contro il muro, no? L'impulso viene lanciato, sbatte contro qualcosa, torna verso la sua fonte. È chiaro che possono esserci anche dei ritorni spuri, degli echi dovuti a altre cause, e questi vengono filtrati, non vengono presentati. La traccia che viene vista sullo schermo deve avere quella che viene chiamata una coerenza, cioè deve avvenire un certo numero di volte prima che il radar dica sì, questo è un aeroplano, te lo faccio vedere. Quelle sono battute singole, come dicevamo, e quindi sono state nemmeno visualizzate sullo schermo, non le ha mai viste nessuno. Questo è il primo punto. Il secondo è che questo radar Marconi, che era quello più vecchio, vede queste due battute. L'altro, il Selenia, che è nello stesso posto e sempre a Ciampino, non vede nulla, e già questa è un'altra indicazione. Nulla vedono i radar della difesa aerea, perché il Marconi e il Selenia di Ciampino sono radar civili che fanno tutt'altro. E in ogni caso, quello che è interessante è che non si vedono tracce né prima né dopo. Quindi, da qualsiasi punto lo si guardi, quelle due tracce non dicono assolutamente nulla, cioè non ci portano l'ipotetico aereo sulla scena dell'evento e soprattutto non lo fanno andare via dopo. Certo. In più, in dibattimento, sono stati fatti dei calcoli su quale linea tracciare fra questi due punti. Perché un aereo passi tra quei punti e faccia quella manovra che stavamo descrivendo, servono delle velocità e delle accelerazioni delle quali gli aeroplani all'epoca non erano capaci, non erano in grado di fare. Quindi tutto questo è come dire, molto indicativo della fantasia con la quale si è operato per tracciare una battaglia aerea. Ma non è l'unica curiosità radar, ne dico una tanto per alleggerire il tema, perché io vorrei che, insomma, non l'abbiamo detto, ma nessuno di noi, né io né il generale, intende sminuire la gravità di quello che è accaduto. Come persone, diciamo, che hanno vissuto nel mondo del volo o vicino al mondo del volo, 81 morti per aria sono una tragedia anche per noi. Noi non pensiamo che, come dire, contestare lo scenario della battaglia aerea sia una mancanza di rispetto. Anzi, pensiamo che dire la verità sia una forma di rispetto verso chi purtroppo è morto. Questo vogliamo che sia chiaro. E aggiungiamo un'altra cosa, già è troppo signore per ricordarla, ma abbiamo fatto tante presentazioni, tutto ricavato dei libri venduti in quelle occasioni è sempre stato dato in beneficenza a parrocchia di Montefalco, dove già risiede. Qualcuno ci ha accusato di doverci guadagnare sopra, la risposta è quella. Ecco, ci terrei a dirlo perché purtroppo questo tentativo di dire quello che è emerso dai processi penali ha incontrato questo tipo di resistenza. Come dire, forse hanno qualche altro motivo, sicuramente ci guadagnano. No? Invece noi, tutto sommato, ci esponiamo anche
e non ce ne viene molto, francamente. Certo. Diciamo, sono sempre le contestazioni che purtroppo non sono sul punto, perché non sono sulle argomentazioni che piovono sempre addosso quando ci si espone, ahimè. Avete fatto bene comunque a ricordarlo, ha fatto bene a ricordarlo. Allora, una domanda che ho io è: quanto è stato politicizzato questo avvenimento e i procedimenti anche? La politica che ruolo ha avuto in ciò che è accaduto? Beh, anche di questo parliamo, c'è un indubbio impossessamento della vicenda di Ustica da parte, direi, dall'allora Partito Socialista, insomma, no? Cioè, diciamo che la spina dorsale dell'incardinamento politico in questa vicenda fa capo appunto al Partito Socialista. Non so perché, non voglio dire quello che purtroppo non posso provare, però ci sono delle ipotesi abbastanza inquietanti sul perché il Partito Socialista, diciamo, abbia cavalcato questa vicenda. È ripetitivo, purtroppo questa cosa si è perpetuata poi negli anni, anche quando non c'era più un interesse specifico, per arrivare, devo dire, insomma, al presidente Giorgio Napolitano, il quale in carica asserì da presidente della Repubblica che la vicenda era ancora avvolta in qualche opacità, opacità che francamente non c'è, perché oggi è tutto chiaro, dimostrato, evidente su quale è stata la dinamica. Purtroppo non si conoscono le responsabilità, però c'è questo fil rouge, e in questo caso il rosso ci sta proprio bene, che ha contraddistinto per esempio anche il comportamento di un ministro della difesa socialista, il quale ebbe la brillante idea di costituire l'amministrazione e parte civile nei confronti dell'aeronautica, cioè di darci degli appestati veri e propri. Perché quello fummo noi in quegli anni, e nessuno ci rivolgeva più la parola, la gente aveva paura a parlare al telefono con noi di questa vicenda o ad assumere qualsiasi atteggiamento che potesse poi diciamo, portarlo a schierarsi da una parte o dall'altra. E, gli altri partiti sono stati a guardare, diciamo, attoniti, incuranti, neghittosi. Certamente non si sono assolutamente schierati da nessuna parte, compresi quelli del centrodestra, insomma, dalla parte avversa, ecco, quasi che l'aeronautica fosse un corpo estraneo nelle istituzioni, non meritevole neanche di attenzione o di un'attenzione naturalmente contraria, come è successo nei partiti di sinistra. Io spero che anche da parte politica ed istituzionale, vorrei dire, a un certo punto si rifletta su questo comportamento, diciamo, effettivamente inspiegabile alla luce della ragione, spiegabilissimo nel contesto italiano. Abbiamo visto le elezioni del Presidente della Repubblica che possono provocare ben peggio in quanto a comportamenti nefasti. E una cosa, Andrea, se mi permette, vorrei aggiungere, no? Perché 41 anni di storia però consentono anche di proiettare degli insegnamenti nella quotidianità odierna. Mi riferisco alla giustizia. Allora, si è capito che c'è stato un processo penale durato tantissimi anni, un processo penale che ha visto 272 udienze dibattimentali, l'escussione di 4.000 testi, le perizie diciamo dei periti accreditati al mondo, che hanno condotto a una verità inoppugnabile, scritta in una sentenza confermata dalla Cassazione, e che quindi dovrebbe costituire la verità. Una verità che esclude in maniera categorica e documentata
una battaglia all'interno di una guerra nei cieli. Contemporaneamente, o a seguire, la parte civile del processo dice che invece non è stata una bomba, ma è stato un missile. E chi lo dice? Lo dice il dottor Francesco Batticani, non un magistrato vero, ma un procuratore aggiunto, quindi prestato alla giustizia, il quale senza acquisire gli atti del processo penale né operare alcuna indagine supplementare, dice che è stato un missile. E su che base dice che è stato un missile? Sulla base esattamente delle conclusioni del giudice Priore, che sono state smontate impietosamente nel processo penale. Quindi noi ci troviamo ancora oggi di fronte a un doppio corso della giustizia che genera dei mostri, cioè che per lo stesso fatto trova due verità completamente opposte. Allora, questo è un aspetto che va considerato se qualcuno vuole veramente mettere mani alla riforma della giustizia. Non possono essere talmente indipendenti i due corsi della giustizia da causare questi risultati. Attenzione, perché Ustica è uno dei tanti casi di questa bizzarria. Ne voglio citare uno solamente perché è anch'esso clamoroso, ma ben guardare ce ne sono tanti. Allora, il generale Bruno Stano, comandante all'epoca del contingente italiano nella Siria, viene portato in tribunale perché non si sarebbe adoperato a sufficienza per edificare delle difese rispetto al terrorismo e quindi evitare che quella bomba, quell'autobomba uccidesse 19 italiani, 17 militari e 2 civili. Il generale Stano viene processato e viene assolto in sede penale. Ecco, il processo civile lo condanna a rifondere di tasca propria i parenti delle vittime con 70 milioni di euro. Quindi il povero Bruno Stano, che non ha 70 milioni di euro evidentemente, è stato condannato, diciamo, di tasca propria. Non so se è chiaro, cioè un fatto del quale lui non è responsabile lo vede però soccombere e pagare di tasca propria gli avvenimenti. Se questo criterio dovesse mettere radici e rappresentare un precedente, voi capite che quale comandante vuole più rischiare in proprio, anche non essendo responsabile, per l'incolumità dei propri dipendenti? Quindi è veramente un colpo di maglio a quello che è il criterio fondante della gerarchia militare, insomma. E tutto questo naturalmente merita sicuramente attenzione, al di là della vicenda di Ustica, la quale è una testimonianza di questa stortura della nostra giustizia. Ecco, sono assolutamente d'accordo, lo voglio ripetere solo per chi ci sta ascoltando per chiarezza. Quella che giustamente lamenta il generale Tricarico è la mancanza della cosiddetta pregiudiziale penale, cioè quello che è accaduto per Ustica e nel caso del generale Stano che ha appena citato è qualcosa di veramente inquietante. Cioè, nel caso di Ustica, sulla base di una sentenza ordinanza che è l'atto finale dell'istruttoria, quindi non è una sentenza, si chiama sentenza ordinanza perché è una sentenza laddove sentenzia il proscioglimento di chi viene per l'appunto prosciolto perché non si procede nei suoi confronti, ed è un'ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti invece di quelle persone che dovranno poi andare a processo. Si parla appunto del procedimento penale precedente alla riforma del 1989. Su quella base di quell'atto istruttorio, nella magistratura civile, peraltro non ad opera di un magistrato togato, ma di un membro della magistratura onoraria, sostanzialmente un avvocato che esercita le funzioni di giudice in seduta monocratica, quindi da solo, lui e basta, stabilisce sulla base di quell'atto
che poi non ha passato alla prova del processo, come abbiamo raccontato fino adesso, che sì, certo, penalmente diciamo lo Stato non è responsabile dell'abbattimento e segnatamente l'aeronautica militare, in questo caso dell'abbattimento del 19 Itavia, ma in sede civile, perché secondo lui sul principio del più probabile che non, a differenza del colpevole oltre ogni ragionevole dubbio come avviene nel procedimento penale, è stato un missile ad abbattere l'aereo, di conseguenza l'aeronautica non ha sorvegliato, lo Stato deve risarcire le vittime. Questo per chiarire ulteriormente, l'ha già spiegato bene lei, ma volevo rincarare la dose nei confronti di chi ci ascolta. Ecco, andiamo verso la chiusura, vi faccio in realtà l'ultima domanda. Vorrei capire, so che ci sono delle associazioni, diciamo, intorno ad Ustica, ce n'è una che è sempre citata e nominata, ma c'è un'altra associazione di cui lei generale, voi fate parte, insomma, e vorrei farvi raccontare la vostra attività, insomma, come si sta muovendo nel tempo nei confronti di questa tragedia. Gregory, a te, dai, ci alterniamo. Sì, qualche anno fa, proprio per diciamo dare una veste collettiva a coloro i quali non si riconoscono in questo duplice tentativo di disconoscere l'enorme lavoro fatto dai giudici penali, da quelli che hanno davvero sentenziato che certe cose non sono successe, e di difendere comunque la realtà, di difendere quello che emerge ai fatti, abbiamo pensato di dar vita a un'associazione che si chiama Associazione per la Verità su Ustica, nel quale raccogliamo sia i ricercatori, sia diciamo persone interessate, sia alcuni figli, comunque persone legate alle vittime di Ustica. Infatti la nostra presidente onoraria ha perso la mamma nel disastro aereo e, diciamo, è di Bologna, non si è mai riconosciuta nella attività dell'altra associazione, quella più nota, più attiva. Non si è mai riconosciuta insomma, né nel loro obiettivo né nei loro comportamenti. Quindi c'è questa convergenza di tre diverse prospettive, delle persone che hanno a cuore, diciamo, il buon nome dell'aeronautica, le persone che vogliono difendere effettivamente il grande lavoro fatto dai magistrati, ma non solo quelli che accusano, anche quelli che giudicano, che poi magari dicono che l'accusa non sta in piedi, sia di persone che hanno purtroppo perso persone loro care nell'incidente. Il problema, la difficoltà nostra è di farci ascoltare, perché diciamo la narrazione di Ustica è di fatto stata appaltata all'associazione che per carità era nata prima. Quindi noi abbiamo difficoltà a farci ascoltare come soggetto collettivo, non ad aver ragione, attenzione, non pretendiamo di aver ragione, ma di essere ascoltati, che si prenda atto che non c'è una posizione sola e che ci sono delle persone che non si riconoscono con motivo, che sono le sentenze penali, nella narrazione prevalente. Quindi noi abbiamo scritto, ne riportiamo anche una lettera nel volume, abbiamo scritto anche più volte alla Presidenza della Repubblica senza mai ricevere una risposta, nemmeno interlocutoria. Ora, chi conosce i meccanismi delle istituzioni sa che la risposta, ancorché di cortesia, viene sempre data con delle formule magari che non offendono nessuno: non ti do ragione, però io grazie, abbiamo ricevuto, studieremo, passerò senz'altro la cosa agli uffici perché mi informino. Nemmeno quella risposta di cortesia è mai arrivata. Questo tipo di atteggiamento purtroppo si vede a tanti livelli, per esempio negli anniversari annuali della tragedia, che sono anche loro, diciamo, rappresentativi di una parte sola, e si continua a non dire cosa è uscito fuori dai processi. Quindi la nostra associazione è per dare corpo a quelle che sono posizioni singole. Io vorrei, rubo ancora 30 secondi, dire che sì, il nostro libro ha un taglio diverso, ma non è l'unico su questo argomento. Comandante Bonazzi e il dottor Farinelli hanno scritto un libro al titolo anche questo molto eloquente, che è Ustica, i fatti e le fake news. Antonio Bordoni ha scritto un altro nel quale parla degli eretici, infatti in copertina ha messo Giordano Bruno. Ci sono c'è il libro di memorie appunto di Joran Lilia, del professore svedese, che è uno dei periti che racconta la sua Ustica.
ormai ci sono diversi volumi, diciamo, in controtendenza rispetto a questa narrazione. E quindi il nostro tentativo è anche quello di far vedere che non siamo una serie di singoli matti, ma una serie di persone che hanno guardato non all'atto d'accusa, ma alla conclusione, che è l'assoluzione, e che non è per prescrizione, come si è detto, perché dei tanti capi d'accusa, nella maggior parte, in primo grado, i generali vennero assolti, rimasero un paio di prescrizioni nelle quali loro si appellarono e ottennero l'assoluzione nel merito anche su quelle. Quindi non è vero che sono stati, addirittura dei quattro imputati, diciamo, del processo principale, due vengono assolti su richiesta della pubblica accusa, il che vuol dire, per un ragionamento di economia processuale, che non sarebbero neppure dovuti andare a processo. Se l'accusa dice guarda che sono innocenti, poteva accorgersene prima. Gli altri due vengono assolti nel merito su una buona parte dei capi d'accusa, gli rimangono un paio di prescrizioni che poi saltano in appello. Questo è quello che noi vogliamo far sapere, speriamo che l'Associazione per la Verità su Ustica ci aiuti come soggetto collettivo più di quanto, diciamo, possano fare le nostre voci individuali. Ecco, voglio solo aggiungere all'elenco anche e segnalare i libri del generale Vincenzo Manca, Giustizia e Verità, Ustica, Ustica e Soluzione Dovuta, e anche Italia-Libia, Strano Amore, che secondo me è, diciamo, un altro punto importante per chi vuole approfondire. Ad essere complottisti c'è anche il bel libro che aveva scritto Zamberletti, certo, che era edito da Franco Angeli e che è esaurito da 30 anni, non si trova più, non lo ristampano, e Zamberletti proprio raccontava, metteva in tutta evidenza il legame e la teoria in cui sempre ha creduto della bomba. Il libro, curiosamente, pur essendo esaurito, non viene mai ristampato. Certamente. Vedo che le persone mi stanno chiedendo se avete un sito web dell'associazione, vorrebbero, insomma, ancora vedere. No, non ce l'avete ancora. Quando ce l'avrete, insomma, sappiate che io vi ringrazio per essere stati qua con me, insomma, in questa oretta e mezza quasi. È stato un piacere, insomma, presentare questo libro. Come sapete, io ho iniziato un percorso su questa vicenda, e quindi, insomma, qua ci sarà sempre spazio per raccontare eventuali aggiornamenti o, insomma, eventuali altre cose che potessero avvenire. Ecco, quello che posso dare però a chi sta chiedendo implicitamente come contattarci, immagino, per ora abbiamo provvisoriamente una Gmail, veritaperustica@gmail.com. Ecco, perfetto. Quella c'è, in attesa che sia realizzato bene come merita il sito, veritaperustica@gmail.com esiste. Perfetto, allora metteremo quella come riferimento. A chi ci sta ascoltando, ricordo, insomma, qua sotto nella descrizione vi metto il link per comprare una copia di questo libro, e quindi insomma potrete anche lì avere tutti i riferimenti. Generale Tricarico, dottor Aleggi, io vi ringrazio. No, siamo noi che dobbiamo ringraziarla, perché proprio la reazione che lei ha avuto leggendo il nostro libro è quella che noi auspichiamo. E basta una sola persona come Lombardi che capisca e si faccia carico, diciamo, di divulgare un po' questa verità. Per noi questo è il compenso migliore, era proprio, non potevamo sperare nulla di meglio. È il motivo per cui continueremo ad insistere, è il motivo per cui stiamo strutturando ancora meglio questa nostra associazione, è il motivo per cui continueremo diciamo, a combattere per avere un risultato, perché ecco, non è detto che l'accertamento della verità sia l'unico scopo. Noi speriamo in dei benefici collaterali, uno dei quali potrebbe essere per esempio quello dell'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta che riaprirebbe il caso e darebbe veramente, farebbe giustizia laddove può essere ancora fatta. Assolutamente, speriamo che sia così. Grazie di nuovo, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qui. Questa puntata verrà ricaricata domani su YouTube, quindi potrà essere recuperata in differita. Vi auguro una buona serata e vi ricordo che ci vediamo invece noi domani alle 12:30 con la rassegna stampa e quindi il Pantoprazzolo, ovviamente in diretta su Twitch. Grazie di nuovo a tutti e buona serata.
Buonasera. Grazie, buonasera.